la croce di ferro, la spilla, l'anello, la fede, il cameo della moglie, si presume, e la fibbia e il piastrino. Oggetti che raccontano l'aspetto umano della storia della Seconda Guerra Mondiale vissuta nelle trincee del territorio aretino. Erano tutti in una zona di 20-30 metri quadrati. In pratica erano tutti sparsi intorno a una buca di bomba, quindi il soldato probabilmente ha perso la vita a seguito di un'enorme esplosione, tant'è che il piastrino è fortemente deformato. Ragazzi, poco più che ventenni, soldati che rivivono in questo piccolo museo allestito dall'associazione Karin a Subiano. Italia 1944, questo è un posacenere, di un bossolo di artiglieria. Un soldato lo ha preso e lo ha completamente inciso, mettendoci tutto quello che serviva per poterlo localizzare. Karin era il nome con cui i tedeschi nell'agosto del 44 chiamarono la loro linea difensiva che da Anghiari arrivava fino alle colline di Capolona. Il papavero rosso è invece il fiore che in Inghilterra ricorda i caduti in guerra. Quando noi abbiamo alzato la borraccia, ci siamo trovati in mano ciò che rimaneva di un soldato. Tutte le ossa, abbiamo trovato il bacino. Sotto la borraccia c'era il bacino. Loro di solito la tenevano nella parte posteriore della schiena. Gli alleati e i nemici fanno un passo indietro per lasciare spazio alle storie in questo museo dei giovani ventenni che magari, loro malgrado, hanno combattuto una guerra atroce. Erano ragazzi come tutti noi, come i miei compagni che vanno a cercare il materiale con me, che hanno 22, 25, 30, 38 anni, tutti giovani. Quindi poi bisogna valutare la persona. Un museo è un museo se non parla di partiti, deve documentare e noi dobbiamo documentare e, come tengo a precisare, far risaltare il lato umano che è alla base di tutto. L'associazione si autofinanzia e nel sotterraneo del museo, messo a disposizione da un imprenditore locale, è stato ricostruito un rifugio con un piccolo ospedale da campo perché così veniva usato in tempo di guerra. Abbiamo ricostruito un ospedale da campo perché qui effettivamente all'epoca venivano ricoverati i soldati. Quindi in questo ambiente che ci troviamo ora, effettivamente in questa ala qui c'era proprio, ora qui voi ne vedete due, però ce n'era quattro di queste brandine. E nei momenti in cui c'erano gli scontri e i combattimenti, quest'ala serviva proprio per curare i soldati. Un rifugio, proprio a tutti, sì, a tutti gli effetti. Ogni singolo oggetto ritrovato nelle vecchie trincee è la tacita memoria, leggiamo nel sito di Karin, di fatti che hanno cambiato la vita dell'intera popolazione mondiale. Anche la più banale scheggia può essere stata causa di morte e il nostro dovere è proteggere, custodire e tramandare. Infatti il mio compito è quello di referente esterno, quindi mantenere i contatti con le università fiorentine, e quindi per cercare anche di creare maggiori opportunità da un punto di vista educativo, anche formativo.